Buona giornata e bentrovati per la prima edizione del telegiornale in apertura alla medicina. Due anziani colpiti da degenerazione maculare legata all'età hanno recuperato la vista grazie ad una terapia innovativa con le staminali embrionali provata per la prima volta. Il tutto è avvenuto in un istituto ospedaliero londinese e ne ha data notizia una rivista scientifica. Tra l'altro, le cellule staminali embrionali convertite nell'epitelio pigmentato retinico, con un intervento di circa 2 ore, sono state poi inserite in una striscia sottilissima composta da un solo strato di cellule. Questi risultati si sono avuti su un piccolo gruppo di malati, ma non sapere dall'ospedale londinese, ma speriamo che i risultati dello studio possano dare benefici nel futuro. L'Associazione di Volontariato Scienze e Vita di Cerignola Foggia, in collaborazione con la locale diocesi ed anche numerose associazioni, ha organizzato il primo di una serie di convegni dedicati a temi etici. Il primo è quello sul biotestamento. Saranno presenti il professor Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale, Rodolfo Proietti, primario del reparto di anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, e la bioetica personalista, professoressa Italia Bottiglione. Si intende con questo primo convegno il primo di una serie, ne saranno tre ad aprile e poi a maggio, dedicato al tema del biotestamento tra pro e contro. Non si ferma l'ondata di maltempo in provincia di Foggia, da qualche ora sta nevicando abbondantemente su tutta la dorsale dei Monti Dauni, riscattato dunque il piano antineve con i mezzi in azione sia nei centri abitati che sulle arterie stradali e provinciali. L'autostrada A16 Napoli-Canosa è stata temporaneamente chiusa in entrata al casello di Candela, dove il sindaco Gatta ha fatto chiudere le scuole per la giornata di oggi. Problemi anche sulla provinciale Accadia di Liceto, dove un bus è rimasto bloccato con la conseguente chiusura al traffico dell'arteria. La protezione civile ha chiesto l'intervento dei carabinieri. L'attesa è finita. Questa sera al Teatro Mercadante di Cerignola tornano in scena i ragazzi della compagnia filodrammatica dei Napoletani Per caso, con la fortuna con la F maiuscola. La commedia in tre atti di Edoardo De Filippo e Armando Curcio, rivisitata e diretta dalla intramontabile e dinamica Palma Perchinuno, che insieme ai suoi ragazzi daranno vita a tre serate di divertimento puro. Ricordiamo che c'è un fine benefico, come è spesso capitato in passato. Infatti, la compagnia filodrammatica ha deciso che il ricavato delle tre serate andrà alla famiglia della piccola Sara Ciappardoni, che necessita di cure importanti. La scenografia è di Francesco Chiappinelli e ci sarà anche l'apporto di numerosi sponsor. Ricordiamo che l'evento ha il patrocinio dell'assessorato alla cultura nel comune di Cerignola Foggia. In chiusura le previsioni del tempo per la mattinata e anche per il resto della giornata: al nord cielo sereno con qualche annuvolamento sulle Alpi, al centro e sulla Sardegna addensamenti lungo il versante tirrenico, tempo soleggiato su Tirreno e Sardegna, al sud e sulla Sicilia instabile, su Puglia, Calabria, Appennino e nord Sicilia con neve dai 400 ai 900 metri, con temperature al nord tra 9 e 13 gradi, centro Sardegna, sud e Sicilia tra 8 e 13 gradi. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento, notizie e approfondimenti stasera alle 19. Buon proseguimento di mattinata. A più tardi.